Qual è la situazione politica ora in Scozia? Qual è il vostro programma per il futuro e come pensate che gli altri paesi che lottano per l'indipendenza, come la Corsica, la Sardegna, la Catalogna, i Paesi Baschi e la Bretagna, trarranno vantaggio da una possibile vittoria del referendum in Scozia? L'anno scorso avevo affermato che alle elezioni scozzesi ci sarebbe stata la maggioranza dei partiti a favore dell'indipendenza. È andata proprio così. Lo Scottish National Party è il maggiore partito nel Parlamento scozzese, insieme a due membri del Green Party. Abbiamo promesso di stilare un documento che propone il referendum entro 14 giorni dalla data in cui l'abbiamo annunciato. Questo è un passo in avanti e credo sia molto importante, sia per il popolo sardo che per i catalani, i baschi, i corsi e la Bretagna, il fatto che la Scozia si stia proiettando così velocemente verso l'indipendenza. La situazione è questa. Lo Scottish National Party proporrà il referendum e il Parlamento dovrà approvarlo per far sì che si realizzi. Attualmente abbiamo stimato la data del referendum per il 2010, ma la politica in Scozia si sta sviluppando molto velocemente. Si sono verificati dei cambiamenti molto rapidi sotto vari aspetti. Per cui sembrerebbe che il referendum verrà indetto per l'anno prossimo e non nel 2010. Credo che il fatto più importante per tutti noi che crediamo nell'indipendenza dei nostri paesi sia che se il referendum in Scozia avrà successo e la gente voterà per una Scozia indipendente, tutto fa pensare che sarà così, che la maggior parte delle persone sia propensa all'indipendenza, allora le cose cambieranno per lo Stato italiano, per lo Stato spagnolo e per lo Stato francese, perché nel cuore dell'Unione Europea ci sarà un paese, come la Scozia, che sta portando avanti la sua scommessa per entrare dentro l'Unione Europea, staccata dalla Gran Bretagna. Credo che ciò dimostri che c'è un cammino che devono seguire tutti i movimenti indipendentisti, anche se le circostanze in Scozia sono diverse dalla situazione in Sardegna o in Catalogna. Credo anche che certi aspetti, certi metodi utilizzati dallo Scottish National Party e dai movimenti indipendentisti siano gli stessi metodi che noi abbiamo adottato per risvegliare la coscienza della gente e per fargli capire che le politiche sanitarie, l'educazione, la tutela degli anziani, la problematica degli alloggi si affrontano meglio con un governo più vicino alle persone. Credo che ciò che dovremmo insegnare a tutti i partiti indipendentisti d'Europa sia questo. Dobbiamo essere in grado di presentare una visione concreta di un paese indipendente, se vogliamo vincere. Dobbiamo riuscire a dare un'idea chiara di che cosa significherebbe l'indipendenza nella vita di tutti i giorni delle persone normali dei nostri paesi. E questo è proprio ciò che lo Scottish National Party e i movimenti scozzesi indipendentisti hanno fatto. Ed è proprio grazie a questo che le nostre genti sono sempre più propense ad una posizione indipendentista. È bellissimo poter affermare questo dopo tanti anni di attivismo nel movimento indipendentista, perché si è sempre impazienti, uno vuole raggiungere i propri obiettivi il prima possibile. Comunque, ciò che importa è sapere che tutti noi lottiamo per l'indipendenza, non solo per noi stessi, ma per i nostri figli. E se l'indipendenza arriva per i nostri figli e non per noi, dobbiamo essere orgogliosi per esserci impegnati oggi.
Questa è l'attuale situazione in Scozia ed è una situazione che tutti stiamo osservando con molta attenzione e speriamo che l'anno prossimo, in questo stesso periodo, potrò raccontare che abbiamo indetto il referendum e gli scozzesi ci hanno dato il loro voto per affermare che vogliamo far parte della comunità delle nazioni indipendenti. Grazie.